dobbiamo fare tre domande sulla cultura a Napoli. Ok, velocissima, una clip veloce. La prima domanda. Tu sei d'accordo a una nuova politica sulla cultura a Napoli che abbia soprattutto una tendenza a inglobare la scena creativa e soprattutto produttiva dell'arte a Napoli, a differenza di quanto è accaduto nelle... È fondamentale, uno dei punti centrali del mio programma, l'ho detto anche oggi, la cultura non è solo fondamentale perché è la storia, il presente e il futuro dell'universo, ma perché con la cultura si produce anche ricchezza economica attraverso la creatività, attraverso la musica, attraverso lo spettacolo, la lirica. Quindi io sono convinto che nella cultura noi investiremo e il comune in questo ha delle disponibilità, quindi sicuramente non ci sarà la politica di queste settimane portata ai tagli verso la cultura. Seconda domanda, il Palazzo delle Arti di Napoli, che è una struttura che questa amministrazione ha messo in piedi, è ferma da 2 anni. C'è possibilità, dal tuo punto di vista, rispetto alla politica culturale che hai in mente, di portarlo al centro della scena, creativa napoletana? Assolutamente, io penso che bisogna anche ripartire non solo da quello che già c'è e che si vuole in qualche modo fermare o comunque rallentare, ma anche di far riprendere quei luoghi della cultura che da troppo tempo sono fermi. Questo vale per la cultura, ma vale anche per altre realtà sociali che sono bloccate e che stanno ai margini della città. Terza domanda, sarebbe disponibile nel tuo progetto politico, saresti disponibile ad accettare anche proposte dal basso che possono in qualche modo contribuire con contenuti nuovi alla politica culturale del Palazzo delle Arti di Napoli? L'ho detto oggi al Modernissimo, non solo, io nelle prossime ore ascolterò la città, ascolterò le persone, ascolterò i movimenti, ascolterò le associazioni e le realtà come quelle che mi rappresenti tu, ma io chiedo una cosa in più, cioè chiedo non solo di contribuire a portarmi idee e progetti, ma anche a metterci la faccia, cioè anche a partecipare a questa grandissima entusiasmante avventura per la conquista dell'amministrazione di Palazzo San Giacomo, quindi mettere corpo, cuore, cervello ed entusiasmo in questa grande avventura. Siccome la cultura sarà uno degli aspetti fondanti e dei perni della mia attività politica, io è chiaro che mi rivolgerò innanzitutto agli operatori che vivono e lavorano nel mondo della cultura. La gestione del PAN agli artisti, per esempio napoletani, credi sia una cosa. Io vi voglio ascoltare, ascolterò e come sempre faccio, metto insieme le mie idee che già sono abbastanza chiare su questo al contributo concreto di chi opera in questa direzione. Solo una questione appunto di mettersi attorno a un tavolo, lavorare e discutere. Lavorare, da oggi lavoriamo. Bocca al lupo.